Ecco, ok. Riprende. Però con il professor Romeo siamo io e in Sì,
Buonasera a tutti, abbiamo dei problemi con adesso con l'audio. Comunque noi siamo la ONG African People, siamo stati adottati, diciamo così, dall'UNAR, Unione Associazioni Regionali, che ha sede qui al secondo piano di questo palazzo storico, dell'epoca addirittura mussoliniana, e che accoglieva al suo tempo l'Istituto per l'Africa e l'Oriente. Ecco il motivo per cui la mia battaglia è stata quella di riuscire a riconquistare posizione all'interno di questo edificio, che vi assicuro non è stata una cosa facile, perché diciamo che in effetti qui hanno sede le associazioni regionali ormai, cioè c'è l'associazione dei piemontesi, l'associazione dei calabresi, l'associazione dei campani, eccetera. E in tutto questo comunque sono riuscita, dopo varie richieste e un impegno devo dire molto grande, appunto ad essere integrata. E quindi è con grande orgoglio che qui ci siamo ritrovati con molti del vecchio Istituto per l'Africa e l'Oriente. Cioè, in poche parole, molti professori come Gianluigi Rossi, che guarda caso era amico del professor Civinello, e che io ovviamente non sapevo, insomma, perché anche io ero dell'Istituto per l'Africa e l'Oriente, ma in realtà il professor Civinello l'ho conosciuto in un altro contesto. E quindi ad un certo punto ho organizzato anche un convegno sia con il professor Civinello che il professor Rossi, e Gianluigi Rossi mi ha detto grazie per farlo incontrare il mio vecchio amico. Quindi in realtà il mondo degli africanisti è molto ristretto, è una nicchia in Italia, e sono molti di loro, sono per lo più diciamo parte delle varie università italiane, e molti di loro erano parte di questo istituto. Ecco perché diciamo, il mio obiettivo era quello di ricreare di fatto un istituto in chiave moderna, perché ovviamente diciamo, questo era il motivo che rese questo istituto, a mio parere, poco conosciuto, fu che, diciamo, come io ho sempre detto, gli intellettuali molto spesso parlano tra di loro, e non hanno, diciamo, una forse per carattere, per motivi appunto di essendo dei ricercatori, pensano sempre a studiare. In realtà di qui l'importanza del mass media, cioè del mezzo di comunicazione. Nasce per questo la radio African People, che è stata utilizzata lo scorso anno per intervistare questi ragazzi che si sono laureati, questi ragazzi del Congo. E abbiamo interloquito nell'ufficio che io ho in fondo a questo piano, e sempre in occasione della loro laurea. Così ci siamo conosciuti e abbiamo diciamo, scambiato molto opinioni. Questa volta quindi abbiamo riproposto questa stessa occasione per incontrare questi ragazzi, che appunto io accogliamo con grande piacere nel vecchio istituto, facciamolo così, che facciamo finta che sia ancora lo stesso, e che è un punto di riferimento conosciuto da tutti, bianchi, neri, colorati, di tutti i tipi, per l'Africa, proprio perché è storico, tanto che abbiamo organizzato qui altri convegni che potrete comunque appunto vedere nel sito, che si chiama tutto alla stessa maniera, si chiama sempre African People, e abbiamo, questa è la ONG, appunto è il settore organizzazione non governativa, ma dove portiamo avanti dei progetti, dei piccoli progetti in Africa stessa, come per esempio abbiamo realizzato, insomma, siamo riusciti a realizzare un sistema di irrigazione di una missione cattolico-romana nella Namibia con delle pompe d'acqua. E poi abbiamo, però soprattutto nasce, io insomma personalmente inizialmente ho creato un'agenzia di stampa, questo è importante perché è un'agenzia di stampa che si chiama sempre African People, ipervisitata, e che opera 24 ore su 24 dando direttamente le informazioni dai paesi africani,
è un sistema informatico, l'abbiamo creato io e il mio collega informatico che oggi non c'è, e che appunto dà la possibilità di recepire finalmente tutte le notizie e le informazioni dai paesi africani direttamente e in varie lingue, tant'è che ormai c'è il Google Translator che, per quanto non sia, diciamo, una bella traduzione, comunque fornisce anche dall'arabo, diciamo, che anche noi riusciamo a capire che cosa c'è scritto. E quindi diciamo, questa è stata la prima tappa che abbiamo fatto nella storia di questa organizzazione governativa. È un po' a sé stante, diciamo, non opera nel Mediterraneo, ma opera con progetti qui, con convegni e con l'obiettivo di far conoscere i vari paesi dell'Africa a tutti, tant'è che appunto è divulgativo, cioè io ho creato circa 2 anni fa, cioè prima della pandemia, una rassegna di paesi e genti d'Africa, dove ogni mese veniva trattato e presentato un paese dell'Africa. Siamo arrivati allo Zambia, siamo arrivati allo Zimbabwe e poi è scoppiata la pandemia. Spettava al Congo, RDC, ed ecco, dopo 2 anni di fine pandemia, la casualità ha voluto che oggi riparliamo di questo paese. E, ecco, queste sono le foto, vabbè, io ho girato parecchio per l'Africa, sono una letterata, mi sono laureata in letteratura africana e lingua inglese nel 1986 sull'opera teatrale di Nicola Scioinca, che sarebbe il nostro corrispondente per la Nigeria e che io ho incontrato a Roma e ho intervistato al Grand Hotel mentre riceveva il premio AGIP a Roma. Quindi è una, diciamo, una tesi viva, vivente, proprio perché non era talmente interessante la materia che decisi di fare quello. Questi sono i miei viaggi in Africa con varie foto, ho fatto dei documentari, dei documentari sulla Namibia, in particolare dove sono stato 2 volte, dove la Carettoni, che era la presidente onoraria dell'Istituto per l'Africa, chiese di realizzare. Io quindi scelsi come argomento gli Herero, che non sapevo in realtà fossero stati le prime vittime del genocidio tedesco, prima degli ebrei, cioè è stato proprio un esperimento fatto da loro mentre erano in Namibia. La Namibia diventa indipendente nel 1990, eccetera. Adesso ho anche tradotto il mio libro in inglese e siamo arrivati a Basilea e ci ha collezionato i nostri libri in quanto parte dell'Africa australe. E non vorrei parlare tanto di questo, io voglio parlare oggi del Congo e per cercare diciamo, entrare maggiormente nel tema ho cercato vari fonti di informazioni per approfondire. Dopodiché ci saremo, c'è Suor Maria Teresa che deve venire a parlare, che parla qui della sua associazione in Congo, e Claudia Polveroni che parlerà di un altro aspetto del Congo RDC, e poi speriamo che Suor Cimenello ci parli ancora. Questo prima dell'arrivo degli studenti, ovviamente sono più interessati a loro, il Congo già conoscono. In ogni caso, volevo leggere delle informazioni in francese ritenendo che ci fossero questi ragazzi, ma in realtà non ci stanno. Allora, quindi qui parliamo tutti italiano, vero? Parlate tutti italiano, quindi possiamo mantenere la nostra lingua. E in realtà appunto questo paese, ho sbirciato un po' tra le varie fonti di informazioni, ha una storia incredibile. Dilaniato da guerre interne ed esterne, e prima colonizzato e poi dilaniato da molte guerriglie fino a problemi che oggi noi conosciamo relativi anche a appunto queste lotte interne, che però non saranno oggi argomento di questo convegno. Voglio solo dire in generale che il Congo si trova al centro del continente Africa e è grandissimo, un territorio grandissimo e conta molteplici etnie. Ad est è segnato dalla Rift Valley, che io ho avuto l'onore di vedere, e che è dalla Tanzania, e dove appunto
la Rift Valley è questa famosa taglio dell'Africa, nel tempo questa parte dell'Africa verrà staccata, si staccherà e andrà verso Oriente. E nella Rift Valley sono state trovate molti elementi di, antropologici, cioè di paleontologia, vuol dire appunto che tutti sappiamo, anche se non siamo esperti del settore, che l'Homo sapiens è nato in questi territori e poi si è spostato verso Oriente, seguendo gli animali per sopravvivere, perché con la desertificazione mano a mano di questi territori andavano verso Oriente e si spostavano. E poi in Etiopia è stata trovata il Musi, ma in Tanzania c'è un bellissimo sito paleontologico dove si possono ammirare resti antichi di, appunto della nostra specie. È bellissimo poi invece il Congo, vorrei dire che è da vedere, perché io vorrei non parlare solo delle cose negative ma anche positive, e questi meravigliosi nostri parenti gorilla di montagna che sono i più intelligenti in assoluto della loro specie, e sono molto più alti di noi, io non l'ho mai visti, ma sono molto più alti di noi e ci mettono un po' paura, ma sono incontri meravigliosi. Io ho avuto l'occasione di visitare l'Indocina, cioè il Borneo, e dove c'era l'orangutan. E veramente sono delle commozioni enormi nel rilevare la vicinanza estrema che l'essere umano ha con questo tipo di energie di diciamo, specie molto vicine, con cui noi abbiamo parenti e antenati prossimi, e questo sono spettacoli meravigliosi, cioè, devo dire, che noi purtroppo non possiamo vedere. Allora, questa è un'altra cosa bella del Congo, ho visto, e poi una cosa bellissima, a mio parere, è il fiume Congo. Questo fiume Congo che arriva fino all'Atlantico, è un fiume enorme, il secondo fiume del mondo, che è percorribile appunto su navi, tant'è che chi ci è stato? Conrad, Joseph Conrad, con Heart of Darkness, cioè con Cuore di Tenebre, la traduzione italiana, Joseph Conrad è il nome dello scrittore inglese, in realtà Joseph era polacco ed era un capitano di nave. Quindi costoro partono dall'Inghilterra, da Amsterdam, e fanno il giro dell'Atlantico e entrano tramite il fiume Congo verso l'interno dell'Africa. Ho avuto l'occasione di vedere le cascate di Vittoria, e poi mi sono regalato un ciondolo a forma d'Africa d'oro con il brillante delle cascate di Vittoria, cioè siamo proprio al centro dell'Africa, dove la giungla, la foresta pluviale governa diciamo tutto il territorio, e immagino, io non sono stata nel Congo, che quindi è un altro tipo di territorio rispetto a quello che io ho conosciuto nell'Africa australe, ma che comunque appunto nasconde e protegge queste specie ormai in via di estinzione, che possono insegnarci la storia della Terra in modo diciamo semplice, che l'Africa infatti dobbiamo agli africani, secondo me, un ringraziamento dovuto per aver saputo mantenere l'habitat così come era, visto che noi ormai l'uomo occidentale per quanto ha fatto ha completamente distrutto quello che appunto esisteva precedentemente, tanto che per esempio gli elefanti, tutti gli animali che vivevano anche in Italia, nelle Alpi, lo sappiamo, non ci stanno più, cioè si trovano solo i fossili, perché purtroppo non c'è più spazio, cioè non c'è stato abbastanza spazio per loro. E quindi questo è un doveroso ringraziamento a tutti gli abitanti di questo continente meraviglioso, e che nessuno
conosce bene. Anzi, direi che gli antichi romani ne sapevano di più, tanto che sono arrivati per cercare le correnti delle sorgenti del Nilo, appunto, e sono man mano arrivati giù nel centro dell'Africa fino al lago Tanganyika, che sta in Tanzania, ed andare oltre per trovare, cercare le sorgenti. Quindi oggi c'è un totale, diciamo, vuoto di informazione, ecco il motivo della necessità di un mass media, di una fonte di informazione che dia notizie certe su questo paese, sui paesi in generale dell'Africa, e che noi ci riproponiamo di presentare con molta, diciamo, con l'aiuto anche di esperti, conoscitori e persone che provengono da questi paesi, in modo tale che appunto possano dare informazioni reali per avere diciamo, una conoscenza più approfondita. Quindi, grazie. Al di là dei problemi tecnologici, adesso il professor Ciminello introdurrà maggiormente il progetto di oggi. Intanto scusatemi per il ritardo, ma d'altronde qui a Roma è facile perdersi, a Kinshasa non è possibile perché c'è sempre qualcuno che ti accompagna. Qui invece è stato per loro un po' difficile perché hanno trovato un'indicazione e le hanno fatti scendere dall'altra parte per Piazzale Flaminio, poverini, quindi è proprio una cosa. Comunque, grazie per essere qui, è molto importante stasera parlare del Congo, cioè dell'Africa e soprattutto del Congo, di questo territorio enorme di 2.340.000 km², dove c'è tutto. Non so se qualcuno di voi conosce la leggenda, no? La leggenda dice che quando Dio creò il mondo, il sesto giorno, quando stava finendo, a un certo punto andò sull'Africa e fece così, e praticamente sul Congo cadde tutte quelle, sulla Repubblica Democratica del Congo, poi adesso chiamiamola con il suo nome attuale, praticamente ha messo qualsiasi tipo di minerale, quindi dall'oro, l'argento, il coltan, il cobalto, i diamanti, c'è di tutto. Il Congo prima aveva 11 regioni, adesso le hanno divise in 11 province, adesso le hanno divise in 26 province, ma sono 26 stati, perché capite, un territorio così grande, e ciascuno stato ha delle grandi risorse che vanno dall'acqua appunto ai minerali, e purtroppo il Congo è povero, ma non solo è povero perché è sfruttato e perché le persone non hanno possibilità di confronto con l'estero, ma è povero perché è abbandonato, cioè non ci sono persone che si muovono dalla realtà occidentale per andare lì e proporre i propri modelli, ma non per imporli come purtroppo è stato fatto, ma per un confronto. E quindi è quello che io sto facendo, e sto cercando appunto di creare un gruppo di diciamo, professori che possano, ingegneri, professionisti, che possono interessarsi per essere presenti nelle università. Io insegno all'Università Cattolica del Congo e quest'anno sono andato proprio in quella che si chiama Africa Nera, e praticamente è la parte centrale del Kasai orientale, dove ancora stiamo allo stato primitivo, cioè le persone non si rendono conto delle ricchezze che hanno, sia in termini, lì è il territorio più ricco perché ci sono i diamanti, lì ci sono proprio i diamanti diciamo a cielo aperto, insomma, si vedono le pietre che brillano e possono essere raccolti da chiunque senza nessun problema. Il problema è che loro non sanno il valore dei diamanti, e quindi c'è una difficoltà sia nel raccoglierli e sia nel venderli nella maniera opportuna. Ma perché? Perché mancano le conoscenze. Allora, quello che io vorrei sollecitare stasera, e chiedo a voi di fare da cassa di risonanza, perché poi spero di trovare queste persone che insieme a me possano contribuire alle richieste da parte dei rettori. Io ho parlato con tre rettori, i quali mi hanno detto: non ci abbandonate,
cioè non ci lasciate da soli, perché purtroppo se non c'è una sensibilità da parte vostra, noi continuiamo a rimanere schiavi di questa situazione. E qual è il problema loro? Il problema loro si fonda su quattro elementi che mancano. Il primo sono le conoscenze. Non c'è una filiera di conoscenza esatta e quindi praticamente c'è il problema della manifattura. Loro non hanno una capacità di sfruttare in termini autonomi quelle che sono le risorse sul paese. Dico, hanno i diamanti, ma non hanno un'industria che li sappia lavorare non solo per Monigli, ma anche, non so, a livello industriale. Hanno il ferro, ma non hanno le industrie che producano il ferro. Hanno l'argento, hanno l'oro, hanno il cobalto. Ecco, per esempio, i cinesi stanno facendo razzia di terre dove sono le miniere di cobalto perché vogliono diventare i monopolisti delle batterie elettriche. Dato che il mondo sta cambiando, sta andando verso l'ibrido e verso l'elettrico, i cinesi diventeranno i monopolisti dell'elettrico. Allora, a questo punto, la colpa non è dei cinesi o dei congolesi, la colpa è nostra, che poi ci andiamo a lamentare che ci manca il gas, che ci manca l'energia, che abbiamo problemi. E adesso fortunatamente qualcuno si è aperto alla Repubblica Democratica del Congo, cosa che doveva essere fatta già 20 anni fa, dove praticamente c'erano delle possibilità enormi di organizzare delle relazioni sia sociali sia economiche proprio a livello internazionale. E invece questa incapacità di creare questo network ha fatto sì che noi continuiamo a lamentarci qui adesso con i problemi della guerra avremo ancora più difficoltà. Pensate che ci sono territori immensi non sfruttati, sono abbandonati. Soltanto nella zona dove io sono stato ci sono chilometri e chilometri quadrati di terreno che potrebbe essere tranquillamente messo a frutto, invece è abbandonato a se stesso. Nella parte di Kinshasa, il cosiddetto plateau di Bateke, l'Università Cattolica ha 492 ettari che sono completamente abbandonati. Dall'altra parte c'è 500 ettari che sono con 150 capi di bovino e qualche coniglio. Cioè, vi rendete conto quando lì si potrebbe creare cultura di grano, mais, manioca, tutte quelle quei cereali necessari per poter sconfiggere la fame, invece di andare soltanto nell'Ucraina o nella Russia, oppure, che ne so, se noi riprendessimo anche soltanto il discorso dell'Egitto con il grano che produceva, probabilmente faremmo un passo in avanti. Il problema che dicevo appunto è la mancanza di conoscenze e quindi dobbiamo trovare persone che siano disponibili ad andare lì e portare delle conoscenze e non delle conoscenze approssimate come purtroppo finora è stato fatto. Perché? Perché la conoscenza approssimata dà la possibilità poi di gestire la popolazione senza nessun problema. La seconda cosa che manca è l'organizzazione, cioè uno dei problemi fondamentali delle società di uomini è organizzarsi a livello amministrativo, organizzarsi a livello economico, organizzarsi a livello politico, e lì mancano proprio i sistemi. L'organizzazione era come nei nostri vecchi tempi, è basata su famiglie, su clan, su tribù, su villaggi, territori, e quindi il problema di far fare un salto di paradigma, di organizzazione sulla base di un'idea che permetta a tutti quanti di sviluppare un obiettivo comune, questo non c'è. E allora dobbiamo fare in modo di creare ma questo si crea soltanto attraverso un dibattito, cominciando a dire quali sono le cose più importanti per il vostro territorio, quali sono le discussioni che ci sono in mezzo a voi e come possiamo appianarle. Il terzo elemento è la puntualità, ma non la puntualità soltanto in termini orari, che sappiamo anche da noi la puntualità non è da tutti, insomma, no? Ma la puntualità in termini tecnologici, cioè noi sappiamo che se un sistema non è puntuale con un altro sistema,
il computer non gira, l'applicativo non gira, e quindi c'è bisogno di fare questo salto proprio di paradigma rispetto a quelle che sono le realtà di efficacia e le realtà di efficienza. Efficacia è raggiungere l'obiettivo in qualche modo, l'efficienza invece è quello proprio di raggiungerlo in termini ottimizzati e razionalizzati. E quindi questo è l'altro problema. E poi un problema ulteriore che abbiamo è il problema della determinazione. Essendo, chiusi nella loro realtà, non hanno ancora, diciamo così, alcuni di loro non hanno ancora, la maggior parte, la capacità di stabilire cosa vogliono fare, ma cercano sempre di trovare la maniera per evitare sia i conflitti, evitare di essere messi in rilievo da parte di persone che vogliono strumentalizzarli, e quindi il loro verbo è ne pas se singularisé, significa non esporsi, e quindi questo comporta che la determinazione non c'è. E quindi il problema che dobbiamo superare è proprio quello di insegnare loro ad essere decisi sulle loro idee, sulle loro convinzioni, saperle portare avanti in maniera concreta. E diciamo, questo percorso io lo sto facendo sia in termini universitari, a livello di Università Cattolica del Congo, dove ho insegnato economia dello sviluppo, e quindi etica ed economia, perché l'etica è una delle basi fondamentali nei rapporti con le persone. Poi appunto le teorie dello sviluppo, come praticamente bisogna concepire lo sviluppo, poi l'economia e gestione delle imprese, e questo, diciamo così, mi ha dato anche la possibilità con l'Università di Mujimai di, oltre all'economia e gestione d'impresa, fare anche la fiscalità e la pianificazione economica per lo sviluppo. Io adesso avevo delle classi a Kinshasa, delle classi di 400 persone, abbastanza di livello, perché era un'università privata. Invece a Mujimai ho avuto due classi, una da 150 persone, un'altra da 80 persone, che però il livello era very very low profile, come si dice in genere, no? E allora il problema qual è stato? È quello di far capire loro che loro devono essere i promotori dello sviluppo, devono essere quelli che devono tendere al cambiamento, perché lì ancora ci si lava buttandosi l'acqua in faccia, non capiscono che se tu il contenitore invece di metterlo a terra lo metti in alto e ci metti un tubo, ti lavi con l'acqua corrente. Ancora non si rendono conto che per potersi muovere c'è bisogno delle strade, e le strade sono come se fossero di montagna. Tu stai in una città dove, adesso non abbiamo il tempo, ma ci sono veramente, ho fatto delle foto, delle immagini delle strade che con un Land Cruiser un paio di volte ci stavamo ribaltando, proprio perché sembra di stare sempre in montagna, e invece stai in città, zone dove non c'è luce, dove non c'è elettricità. E sappiate che sulla Amatati, sul fiume Congo, c'è una diga che produce circa 136 megawatt giornalieri, quindi potrebbe dare corrente addirittura a tutta l'Europa. Allora il problema è proprio dato dal fatto che loro non si rendono conto di questa grande potenzialità che hanno, e quindi noi dobbiamo fare in modo di aiutarli. Con le università faccio questo lavoro, e mi è stato richiesto ancora dall'Università Cattolica, sempre di Mujimai, da parte del Vescovo, di creare proprio questo gruppo di professori, cominciare anche a fare magari delle lezioni online, soprattutto con i professori, e poi
cercare di stimolarli per quelle che sono le opportunità che sul territorio possono trovarsi a livello di appunto strade, acqua, elettricità, negozi, commercio, manifatture, cioè c'è da fare tutto. Noi continuiamo a lamentarci che qui non c'è lavoro, che ci sono difficoltà, che non sappiamo come andare avanti. Dall'altra parte c'è il fatto invece che ci sono territori che sono ricetti veramente, sono di una fertilità e di una serie di opportunità enormi a livello economico, che se noi non le cogliamo continuiamo a rimanere così, in questa maniera. E quindi è importante insegnare loro anche come muoversi a livello amministrativo e politico, e con la Formedix, che è la società di formazione che abbiamo ormai da 10 anni, di più, dal 2009, facciamo dei corsi di governance pubblica e gestione di impresa, e abbiamo degli studenti che vengono dal Congo e loro studiano lì, perché ricordatevi, è molto difficile parlare a queste persone come dire, cercando di far capire che non gli imponi nulla. Allora dobbiamo usare questa tattica, loro devono conoscere i nostri modelli, ma devono essere loro stessi poi, filtrandoli con la loro cultura, a portarli alle proprie popolazioni. Questa è la responsabilità. Allora con la Formedix, questa società di alta formazione, abbiamo instaurato una relazione soprattutto con il Ministero delle Finanze della Repubblica Democratica del Congo, e abbiamo cominciato a fare questi corsi, e diciamo che adesso siamo arrivati al terzo anno e abbiamo una trentina di studenti. Il problema è sempre relativo al loro problema di colonizzazione. Perché? Perché noi abbiamo delle iscrizioni, frequentano il corso, poi devono venire a fare gli esami in Italia, ma praticamente il Schengen, l'ambasciata unificata europea, che loro chiamano Schengen, praticamente non gli dà il visto. Infatti oggi abbiamo qui soltanto 3 persone che sono potute venire sulle 12, che praticamente sono venute, hanno fatto il loro esame, oggi appunto distribuiremo i diplomi che hanno avuto, e tra l'altro sono contentissimo di presentarvi anche il nostro rappresentante a Kinshasa, che si chiama Joseph Moto Cosarade, che praticamente è stato mio assistente all'Università Cattolica del Congo, è una persona di estrema intelligenza, capacità, ma ha fatto adesso il suo dottorato a maggio, ed è stato immediatamente inserito nell'Università di Boma come professore, e oggi addirittura gli è stato conferito dall'Istituto Superiore, che è praticamente una specie di università, perché loro hanno università e scuole superiori e istituti di insegnamento superiore, gli è stato conferito il decanato, cioè praticamente adesso è diventato capo sezione per quanto riguarda l'economia dello sviluppo della questa scuola superiore di Boamandà, che è praticamente nella provincia dell'Equatore. Quindi io sono veramente non solo lieto, ma di più, sono soddisfattissimo, perché loro dimostrano di sapere, se sono ben sostenuti, di saper sfruttare non solo le materie prime, ma la loro materia grigia, che è molto importante, perché sono delle intelligenze enormi e che quindi vanno sostenute e promosse. Io se vuole dire de mots all'assemblée, j'ai parlé de vous, de ce que vous avez fait, donc si vous voulez dire des choses comme votre séjour en Italie, qu'est-ce que nous faisons avec les étudiants
ufficio sta? Qui? Bonsoir à tout le monde. Buonasera. Bon, avant tout, je remercie le professeur Romeo Ciminello. Prima di tutto ringrazio il professor Ciminello. Oui, le professeur, tutta la première fois qu'il était au Congo, c'était en 2013. La prima volta che è venuto nel Congo era nel 2013. Et puis, je m'en souviens qu'on était très nombreux dans la salle, à peu près au nombre de 250 étudiants. Et si ricorda che la prima volta erano 250 studenti. Et le prof était en train de nous donner deux cours. Et le professeur nous donnait deux cours. Et il y avait le cours de l'éthique chrétienne et la déontologie professionnelle. Uno era etica cristiana e déontologie professionnelle. Oui, ce qui était comme un élément très important pour moi. Et une des matières les plus importantes pour moi. Donc je sentais que le prof allait être un bon mentor pour moi. C'est-à-dire le professeur est un bon... comment se dit Oui, oui. C'est à partir de ce jour-là que je me suis accroché au professeur. Et de quel jour que c'est acquiappato à moi. Et je me rappelle bien, après avoir entamé ce processus, j'ai fini mes études, mais tout en restant en contact avec le professeur, moi qui était ici en Italie. Lui a fini i suoi studi, ma sempre restando in contatto con il professore. Ce qui m'avait beaucoup plus intéressé dans les approches, ou bien dans ce que les profs nous disaient, ciò che le aveva più interessato nelle cose che il professore diceva. Le prof disait que l'aide au développement ne peut jamais développer un pays. Dice che l'aiuto allo sviluppo non poteva mai sviluppare un paese, cioè solo aiuto, cioè dare soltanto soldi, non permetteva di sviluppare un paese. Mais ce qu'il était en train de nous dire, ma ciò che gli voleva dirci, c'est-à-dire de vous donner les outils nécessaires. Di darci gli strumenti necessari qui vous permettra d'être les agents réels di développement de votre pays, che permetterebbe a loro di essere gli agenti veri, reali del loro sviluppo, dello sviluppo del loro paese. C'est à partir de ce jour-là que j'ai compris. E a partire da quel giorno ho compreso. Et j'ai concrétisé ce qu'on dit, che la main qui donne c'est la main qui domine. E lui ha capito da quel giorno che la mano che dà è quella che domina. Donc avec cette petite expérience, on a vu ça avec tant de pays comme les profs venaient de le dire, la domination coloniale. Praticamente abbiamo parlato di molte dominazioni coloniali. Et c'est quelque chose qui manquait réellement à des acteurs politiques et économiques de notre pays. Et ciò che mancava a alcuni attori politici del loro paese. Et après on a veillé à réfléchir avec les professeurs avec plusieurs projets. E insieme abbiamo riflettuto su diversi progetti. E parmi la maggiorità dei progetti, j'avais dit au professeur che le besoin réel, ce qui est dans mon pays, c'est surtout le niveau de la formation. E la maggior parte dei progetti, quello che ha rilevato nel paese, nella RDC, è la mancanza di formazione, cioè è necessaria una formazione. Et cette formation là, c'est-à-dire que les gens sont formés, mais les gens n'ont pas l'éthique dans ce qu'ils prennent comme formation. E questo è un problema, dice che i giovani, pure se formati, però non hanno l'etica nella formazione. Quand je dis l'éthique, c'est-à-dire que quelqu'un il est fort en gestion, en économie, mais lorsqu'on lui donne la gestion de la chose publique, il devient lui-même le premier voleur. Dice che il problema dell'etica è che si capisce subito che quando uno poi arriva a gestire la parte economica e amministrativa, pure se va con le più buone intenzioni, poi diventa il primo ladro in assoluto, il primo corrotto. Ok, donc c'était à partir de ce jour-là che avec les professeurs, je m'étais dit, organisons, c'est-à-dire qu'avec le programme de la Formatex, parce qu'ils étaient déjà en partenariat avec l'Université catholique pour la création des masters bancaires et financiers et entreprises. E poiché la Formatex era in accordo con l'Università Cattolica del Congo di fare dei master bancari, master di diciamo sviluppo per i giovani del Congo, e lui praticamente si è interessato a portare avanti il discorso per la formazione in Congo. Ok, e poi on a commencé avec la première formation, on avait 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y avait un chef d'entreprise,
il y avait ce qu'on dit chez nous les patrons de l'administration et puis il y avait moi-même. E dice che praticamente la prima, diciamo, la prima esperienza che abbiamo fatto è stata un corso che ha visto un imprenditore, un capo, era il segretario generale del Ministero delle Finanze e lui, ed era metodologia della ricerca economica. Sì. Et à partir de cette formation, ça a donné la motivation à plusieurs personnes. Et ce qui a fait que l'année passée, on avait 16 personnes qui ont été inscrites. Et praticamente, questa cosa ha avuto cassa di risonanza. Questo è l'importante per loro: è che qualcuno venga qui, capisca, va lì e spieghi quello che ha fatto. E l'anno scorso abbiamo avuto 16 persone, 16 iscritti che hanno fatto i loro corsi. Et cette troisième année. Et questo terzo anno. Donc, si nous comptons avec ceux qui font la certification et l'audit, nous pouvons arriver dans les 25 ou 26 personnes. Siccome i corsi sono due quest'anno, uno di governance e l'altro di certificazione, audit e controllo di gestione, praticamente quest'anno abbiamo 25 persone, anche se purtroppo sono venuti soltanto in tre, hanno potuto venire in tre a fare gli esami. Ok, donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un besoin réel qui s'exprime sur le terrain. E c'è un bisogno reale che si sente sul terreno, cioè lì c'è bisogno di qualcuno che sia presente. Et ce que moi je peux vous demander, étant que les partenaires, les collaborateurs du professeur Ciminello. E ciò che io vi posso chiedere, intanto, in quanto collaboratore del professor Ciminello. Di lui accompagner avec cette mission qu'il est en train de faire pour l'Afrique. Di accompagnarlo in questa missione che lui sta facendo per l'Africa. E cet accompagnement ça peut se faire à tous les niveaux. E questo accompagnamento può essere fatto a qualsiasi livello. Par vos prières. Per la vostra preghiera. Oui, par la vulgarisation de ce qu'il fait comme travail. Per la vostra, diciamo, diffusione di conoscenze per ciò che facciamo come lavoro. C'est ce qui est important. È questo che è importante. Parce qu'on dit qu'un seul doigt ne peut pas laver lui-même la figure. Un seul doigt, donc ne peut pas nettoyer. Un solo dito si dice da loro che non può pulire tutta la faccia. Per lavare la faccia c'è bisogno delle mani. Donc la contribution de tout le monde lui permettra d'atteindre la mission dans laquelle le Seigneur lui a appelé pour l'Afrique. E quindi il coinvolgimento di tutti potrà permettere a me di fare, di portare avanti questa missione per l'Africa e per tutti loro. E pour conclure, per concludere, je remercie Madame Emanuela. Grazie Madame Emanuela, sì. Elle nous avait reçu l'année passée, on avait fait l'interview. Che ci ha ricevuto l'anno scorso e che ha fatto praticamente l'intervista. Et cette interview-là était arrivée à des personnes qui ont été vraiment intéressées par African People. Et questa intervista è arrivata a molte persone che erano molto interessate all'African People. Je vous dis merci beaucoup. Merci à vous. Grazie tanto. Abbiamo ancora due minuti per consegnare i diplomi, sì. In modo che così. E poi continuiamo. Perché è importante anche per loro avere questo riconoscimento che. Posso fare una domanda? Sì, prego. Quanti anni ha? Che l'age avevo? J'ai 32 ans. 32 anni. 32 anni, l'età giusta per. Lui praticamente è veramente uno degli esponenti più rappresentativi delle capacità dei congolesi di raggiungere dei livelli elevati. E devo dire che appunto questo fatto di aver fatto un percorso di licenza, essere arrivato al dottorato, e ha fatto un dottorato in cui ha preso il massimo dei voti, è andato anche in televisione, insomma, la capacità di difendere le sue idee di politica economica,
stiamo facendo i lavori proprio per poter creare un cambiamento e poi appunto essere riconosciuto immediatamente dall'università come professore, insomma, è una grossa soddisfazione. Quindi è l'insegnamento adesso il futuro di questo mondo? Sì, no, lui è inserito nel Ministero delle Finanze, come ha detto studi, e poi fa l'insegnamento appunto nelle università, perché lì si possono fare, cioè, gli amministrativi, cioè quelli che stanno nel settore della pubblica amministrazione, possono diciamo, dedicarsi anche all'università. Allora, io vorrei che venisse qui anche Raffaele, chiama Raffaele Pontesilli, che è il nostro amministratore delegato. Mi dispiace che il presidente non c'è, perché purtroppo non sta bene e quindi abbiamo avuto delle difficoltà. E comunque il presidente ringrazia tutti quanti e spera appunto che questa sensibilità verso il Congo possa essere da voi promossa e portata avanti, diciamo, con concretezza. Allora, Alima Boko Rodriguez. Firmare qui che ha preso il tuo. E questo studente dottorato che cosa vorrà fare? Ha dei sogni? Questo studente è laureato, sì, è laureato, ma questo non è un titolo universitario. Cioè, noi abbiamo stabilito che il titolo universitario si prende per appendere al muro. Questo è un titolo di alta qualificazione, si chiama MESAF, che è praticamente la massima eccellenza nella formazione scientifica. Quindi stiamo cercando di far capire che non vale il titolo, tant'è vero che io ho avuto una richiesta adesso da parte di un mio dottorato che è professore, richiedono, lui ha presentato l'originale, richiedono una dichiarazione da parte dell'Università Gregoriana che quello sia il titolo vero. Cioè, è una cosa. Allora, per aggirare questa loro, allora abbiamo creato questa qualificazione, questa alta qualificazione che pian pianino sta passando, perché il direttore generale delle finanze, il capo del personale del Ministero delle Finanze hanno preso anche loro, e praticamente sta diventando un titolo che diciamo, ha una sua validità specifica al di là del discorso universitario, perché tanto sono tutti laureati e dottorati, quindi praticamente è importante che abbiano queste cose. Merci, merci. Maluku Mamoso Likupala Christine.
c'è più V. E un ultimo regalo che abbiamo fatto al nostro professor abbiamo fatto un orologio che serva a scandire il tempo dello sviluppo, cioè il problema della virtualità è un problema importante e lui l'ha capito, quindi il montre parce que ça sert à regarder le temps, la notion de temps de développement, c'est très important, c'est automatique, donc il n'y a pas besoin de l'air, pas d'électricité, de batterie à mettre, mais ça va quand même. Allora, finita questa formalità, io ringrazio intanto tutti voi per aver avuto la pazienza, però è importante perché diciamo, sono manifestazioni a cui loro tengono molto e praticamente il fatto di essere qui, di essersi sobbarcati del viaggio, di aver fatto questo sacrificio, significa che effettivamente credono nella possibilità di sviluppo, quindi veramente grazie. Adesso possiamo parlare ancora. Alors, merci bien pour être ici. Je voulais parler français à vos débuts, vous n'étiez pas là. Donc, j'ai parlé en italien et j'avais tout le discours en français. Parfait. Enfin, je n'ai fait rien de tout. Okay. Et maintenant, je suis très contente que vous êtes ici. Et je voudrais dire que mon pays ne fait pas beaucoup de politique étrangère, oui. En particulier avec l'Afrique. Et c'est ça que l'Institut au début, il faisait. Et avec ce professeur universitaire et technicien de l'Afrique. Oui. Et c'est pourquoi que je me trouve comme génération à faire les liaisons entre les professeurs qui sont grands maintenant. Et les jeunes italiens qui ne savent rien du tout de l'Afrique. C'est pourquoi qu'il y a beaucoup de problèmes aussi avec les Africains en Italie. Et nous, les personnes comprennent les pays desquels ils viennent. Oui. Ils ne savent rien. Oui. Donc je pense que l'Italie doit penser à ça. Et il est tellement vrai que maintenant nous avons un problème avec la Russie et l'Ukraine. Et l'Italie, maintenant, comme il dit, commence à penser à faire des relations, avoir des relations commerciales, politiques, etc. avec l'Afrique. Donc je ne comprends pas pourquoi mon pays, ça sert mieux, moins que les anciens Romains. C'est pourquoi qu'au début, j'ai fait voir les vidéos où les anciens Romains allaient voir où il y avait les débuts du Nil. Donc, les Européens de cet âge n'avaient pas de problème avec l'Afrique. Ils voulaient aller voir où les Nil naît et il arrivait jusqu'au Sud-Soudan. Et aussi au lac Tanganyika. Donc nous avons perdu complètement ce type de mentalité des voyageurs. Oui. C'est pourquoi. Et je pense que c'est pourquoi que j'ai étudié un petit peu les fleuves Congo,
parce que moi, pour moi, que j'ai fait beaucoup de voyages, je pense que la meilleure moyen pour connaître d'autres pays est à pied. Oui. Et pas parce qu'avec l'avion, nous ne voyons rien. Nous arrivons comme oiseaux hein, dans une place. Ça me prend comme. Mais qu'est-ce que c'est là, parce que j'ai vu comment ils sont arrivés au Congo, cette personne de Rome, non? Et donc j'ai vu qu'ils cherchaient le début du Nil. C'est ça. Donc nous devons recommencer à faire fonctionner la tête. Hein? Excusez-moi. Nous avons deux personnes, Claudia Polveroni et Suor Maria Teresa, qui parleraient un petit peu des petits aspects, des aspects du Congo. Oui, si. De l'architecture, non? L'architecture. Un petit peu d'architecture. Et elle a beaucoup. C'est Suor Maria Teresa. Suor Maria Teresa. Elle veut expliquer aux Italiens son association. Ah, maintenant je comprends ce que tu voulais. Tu voulais montrer les photos. Nous avons un problème de technique. Ce sera un peu grave. Oui, e après, aspetta, forse prima facciamo però prima, avant, nous faisons une pause musicale avec Piero Marsili. Oui. Ou... Sì, qui le sonne, le piano. Ok. Thank you.
il bar è presente. Sua Teresa, senza paura, eh? No. Sì. Intanto buonasera a tutti, penso che tanti di voi hanno già visto questo video qui, perché avevo già spiegato prima di Natale, il 17 siamo stati qui. È solo per presentare la nostra associazione che facciamo in fondo. Adesso con il mio consigliere privato, il professore Cibinello, anche che non è solo l'università, stiamo dedicando andando avanti. Anche se hanno scritto un pochino in italiano e francese, ma le immagini che dobbiamo parlare sempre. Ok, dicevo grazie Emanuela e grazie al professore Romeo Cimenello che mi accompagna sempre, un consigliere privato che chiamo per questa associazione. E noi sono quasi un anno che abbiamo iniziato questa associazione in Congo, sempre la Repubblica Democratica del Congo. E abbiamo qui le foto che parlano di quello che stiamo facendo, che abbiamo iniziato da luglio, che sono andata quasi per 3 mesi, fino a ottobre sono tornata. Che abbiamo organizzato con qualche persona di buona volontà, di amici, e tra quelli che abbiamo sono adesso che è in fondo, che mi accompagnano sempre. È un'associazione a parte alla mia congregazione religiosa. E l'abbiamo fatto con i miei familiari e amici e così stiamo andando avanti, abbiamo detto il Congo è da fare in zero, per dire che come grande dobbiamo tutti fare qualche cosa, essendo la congregazione nata qui in Italia non siamo ancora arrivati in Congo, ma come diciamo che dormo qui in Italia vedendo tutto quello che fate voi, ho sempre il cuore che piange a vedere la miseria del mio popolo. È così che abbiamo pensato un po' di trovare qualche terreno lì per fare un po' dei campi. Facciamo i campi tutti manuali, per dire che ho provato anche io per 3 mesi che sono andato giù, come si fa a cercare lo sviluppo di un paese senza mezzi. Senza mesi, così che con un po' di riconoscenza e la buona volontà che abbiamo noi, abbiamo cercato a mettere un po' di tutte le nostre forze dentro e con le signore, le persone che non hanno nessun lavoro, le famiglie in difficoltà, chiediamo tutti quanti a meno già a una città dove la città grande che sono nata io, a Kikwit, è una provincia sempre di Congo. Abbiamo fatto questo campi e questi campi qua che facciamo, uno per seminare mais, come ho detto sempre tutto a mano, ma con tutte le fatiche cerchiamo di andare avanti un po' così per aiutare anche chi non ha lavoro e poi alcuni tanti bambini che aiutiamo per andare a scuola, perché alcune famiglie hanno la buona volontà di mandare a scuola, ma non è solo come qui in Italia che la scuola statale lì che potete dare una quota per facilitare tutti quanti a studiare. Lì senza soldi non si va a scuola, senza soldi non si deve fare curare. E senza soldi non c'è la vita, non c'è nulla, è per quello che vediamo che ci sono anche tanti bambini di strada, sono un po' delle storie e delle persone che ti fanno piangere ogni tanto. Ma cosa dobbiamo fare? Sempre per dire che da soli non possiamo fare niente, sempre con l'aiuto delle persone cerchiamo di fare un po' di quello che possiamo fare, ma io oggi dicevo sempre che non solo per farvi vedere queste foto che avevo già fatto vedere, perché se guardate nel sito l'avevo lasciato già. E poi oggi ho voluto per chi non aveva visto ancora, per dire solo un messaggio, un unico messaggio, che il professore Cimenello, a parte di quell'università che stanno facendo, stiamo pensando a questa associazione di non rimanere solo ai campi o far studiare questi studenti alunni già dalla materna, dall'università.
possibilità che ce l'abbiamo con le nostre poche possibilità, facciamo fatica così, ma cerchiamo di aiutare che possiamo. E poi abbiamo pensato di fare anche due centri medicali, se avete visto, all'inizio una era l'altra foto, e questo qua, sopra. Scendi un po' giù, che c'è un... riunione, fai vedere un po' riunione qui. Sì. Nel frattempo, per spiegarvi solo che alcune immagini che vi faccio vedere adesso sono immagini di questi due centri medicali che abbiamo fatto a Kinshasa sempre. Una era di mettere un quartiere un po'. Le foto, per non leggere il francese adesso. E poi abbiamo. Sì, da lì. Qui abbiamo fatto vedere un po' delle foto del centro medicale dove abbiamo preso delle persone di buona volontà che fanno volontariato, che chiamate voi qui. Ma in Italia è più facile fare volontariato di fronte in Africa, perché lì tu devi pagare i mezzi, hai la famiglia a supportare, ma non è così facile. Ma cercano un pochino andare avanti con un centro che praticamente non abbiamo niente dentro. Ma le persone che non hanno i soldi per andare a trovare gli ospedali grandi sono obbligate di venire lì, perché almeno con poco ci sono i medici che accettano volontariamente a curarle, almeno ci sono le donne che vanno lì per partorire e poi le operazioni fanno anche. Con le condizioni, io la chiamo condizione animalistica. È una condizione che non possiamo accettare, ma non abbiamo niente altro da fare, perché anziché farla morire a casa, accettano andare lì a farsi curare, a meno che si salvano, perché finora hanno salvato più di 400 persone, ma non hanno perso nessuna, vuol dire che stanno funzionando molto bene. Ma soltanto che mancano tutti i mesi. E' quello che io dicevo sempre insieme al professore, abbiamo detto, lui è andato a parlare con loro poco fa. Io ho tutte le foto che ho fatto lì e ho visitato l'ospedale, vediamo se magari si riesce. Sì, lui appena all'inizio di giugno è stato lì, ha visto almeno, io sto parlando delle cose che ho passato 6-9 mesi fa, ma lui almeno dal primo giugno che è stato lì in Congo. Ha visto tutto, ha fatto le foto, per dire che a parte di tante cose altre che possiamo fare, ce ne sono tanto da fare, come ripeto sempre, per dire che è da rifare tutto. Ognuno se viene con la sua contribuzione, per dire che io mi metto a fare l'ospedale, l'altro io faccio i campi, io vado a fare le fabbriche di pane, dello zucchero, di queste cose. Spero che l'Africa andrà avanti, per non soltanto che aspettare come hanno fatto i nostri nonni, aspettare alle mani degli altri o a fare il colonialismo che non ha pagato niente, io dico sempre così, che non ha pagato niente alla fine, perché se soffriamo noi, soffrite anche voi qui in Europa, perché dobbiamo aiutarci a vicenda, pace voi, pace noi, così almeno essendo figli dello stesso padre, della stessa terra, possiamo andare avanti tutti quanti. E il messaggio che volevo dire almeno oggi. Il resto vi ringrazio, penso che adesso passo la parola a Claudia Polveroni del Ministero degli Affari Esteri. Claudia, in tempo di loro. Insomma, io sono qui e ringrazio molto l'organizzatrice in questa bellissima cornice della sala.